La conferenza stampa per la mostra Ischia senza nucleare, parliamo con il preside dell'Istituto Scientifico e Classico Giampiero Calise che ospita questa iniziativa. Allora, un commento. Innanzitutto siamo ospitati nell'auditorium comunale che è accanto al liceo. Anche questa iniziativa, come tante altre, è stata anche pubblicizzata sul nostro sito. Abbiamo invitato i ragazzi, speriamo che siano sensibili a questo tema che è importante. La scuola è stata invitata dal gruppo organizzatore, tra i quali ci sono anche, mi pare, i buddisti, se non sbaglio. È stata anche invitata la scuola a partecipare alla mostra che si sta tenendo presso la scuola Marconi di Ischia. Ecco, come questa, la scuola è ben lieta di accogliere questa iniziativa per aprire appunto la scuola, i ragazzi, i giovani al territorio, e noi siamo oltremodo contenti di partecipare e di poter dare un piccolo contributo, almeno di presenza. Ci sono anche gli altri colleghi che sicuramente, insomma, porteranno questa idea, questo messaggio nelle loro scuole, e speriamo che si possa diffondere sempre più, ecco, l'idea di, soprattutto, ecco, di prevenire i problemi, le difficoltà, e di preservare quello che l'altro giorno, ecco, il Papa, in occasione di San Francesco, ha detto, appunto, il creato, che deve essere posto al centro della nostra attenzione per preservarlo anche per le nuove generazioni. Partecipa oggi alla conferenza stampa Gianni Uoso, al quale chiediamo di commentare questa iniziativa. Io partecipo in rappresentanza dell'associazione Yoga, il Germoglio. Non sono buddista, rispetto tutti, anzi è un'iniziativa bellissima, specialmente in un momento come questo, in cui abbiamo bisogno più che in altri momenti, abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di rispetto dell'umanità. Veniamo da tragedie come queste di Lampedusa, ma da forme anche di ipocrisia come queste che si stanno diffondendo in tutto il mondo. Lacrime di qua e lacrime di là, e non si dice che poi in effetti contro la pace sono proprio quei paesi industrializzati, avanzati, cosiddetti civili, che dovrebbero tutelare la pace, ma che invece fanno di tutto per creare disuguaglianze, per creare disumanità, per creare violenza e quindi morte. È inutile che ce la prendiamo con certi eventi così ultimi. Andiamo un po' più a fondo, no? Nelle notizie, nei problemi, e scavando, scavando, andiamo a vedere che poi alla fine è sempre il più ricco che cerca di speculare sul più debole, fino addirittura alla morte, alla violenza, quindi una cosa, alle forme più disumane, insomma. Quindi una conferenza come oggi serve a far riflettere, è importante. E poi soprattutto la mostra, che sarà appunto allestita verso la scuola elementare dal 10 al 20 ottobre, e sarà l'occasione per guardare, per osservare, per riflettere, per pensare e per schierarsi, perché questo forse è il male maggiore della nostra umanità. La gente non si schiera, non si indigna, non si schiera, quindi resta pure indifferente, oltre al fatto delle lacrime che lasciano un po' il tempo che trovano di fronte a una trasmissione televisiva, quindi per il tempo televisivo. Finita la televisione, poi c'è la partita, poi c'è questo, e arrivederci, grazie. Malachi more, si dice.